Marcia di Santi. Jerome Bishop, compositore e suonatore di trombone, non era mai stato prima in un ospedale psichiatrico. A volte gli veniva il sospetto che un giorno quello sarebbe stato il posto adatto a lui come paziente, chi può mai sapere, ma non gli sarebbe mai passato per la testa di esservi invitato come consulente su un caso di aberrazione mentale. Consulente. Se ne stava lì seduto nell'anno 2001, col mondo ridotto in condizioni disastrose, ma, così dicevano, in via di migliorare. E poi si alzò perché era entrata una donna di mezza età. Siete il signor Bishop? gli chiese. Così dicono. Lei gli porse la mano. Sono la dottoressa Cray. Volete seguirmi? Lui le strinse la mano e poi la seguì, cercando di non lasciarsi impressionare dalle tetre uniformi beige indossate da tutti quelli che incontravano. La dottoressa Cray si portò un dito alle labbra e gli fece segno di mettersi a sedere. Poi premette un pulsante e le luci si spensero, dando modo a una finestra illuminata dal retro di balzare alla vista. Attraverso la finestra Bishop vide una donna seduta su quella che pareva una poltrona da dentista, reclinata all'indietro. Dalla testa della donna scaturiva una foresta di cavetti flessibili e un sottile raggio luminoso andava da un polo all'altro alle sue spalle mentre una striscia di carta più larga si svolgeva all'insù. Le luci si riaccesero, l'immagine svanì. Sapete cosa stiamo facendo lì dentro? chiese la dottoressa Cray. Registrate le onde cerebrali? Sto tirando a indovinare. Avete indovinato. È una registrazione a laser. Sapete come funziona? La mia musica viene registrata col laser, disse Bishop accavallando le gambe. Ma questo non vuol dire che io sappia come funziona. Si occupano i tecnici di questi dettagli. Sentite, dottoressa, se credete che sia uno specialista in laser, vi sbagliate. No, so che non lo siete, si affrettò a dichiarare la dottoressa Cray. Vi ho fatto venire qui per un altro motivo. Lasciate che vi spieghi. Noi siamo in grado di variare con grande precisione il laser molto più rapidamente e meglio di quanto non riusciamo con la corrente elettrica o con un fascio di elettroni. Questo significa che un'onda molto complessa può essere registrata in modo infinitamente più particolareggiato di quanto si pensasse di poter fare una volta. Siamo in grado di ottenere un tracciato con un raggio laser di larghezza microscopica e ricavarne un'onda che possiamo esaminare al microscopio e che è dotata di particolari accuratissimi ma invisibili ad occhio nudo, nonché impossibili a rilevarsi con altri sistemi. Se è per questo che mi avete chiamato come consulente, disse Bishop, allora vi dirò che tutti quei piccolissimi particolari sono praticamente inutili. Se si assottiglia il raggio laser oltre un dato limite, la spesa aumenta, ma l'effetto no. L'udito umano è limitato. Infatti, molti dicono che così si sente solo una specie di ronzio che soffoca la musica. Io personalmente non riesco neanche a percepirlo, ma vi assicuro che per ottenere una buona registrazione non bisogna assottigliare troppo il laser. Con le onde cerebrali probabilmente sarà diverso, ma vi ho detto tutto quello che sapevo sull'argomento, e adesso me ne vado. Non esigo altro compenso che il costo del taxi. Fece per alzarsi, ma la dottoressa Cray scrollò vigorosamente la testa. Vi prego, restate seduto, signor Bishop. La registrazione delle onde cerebrali è una cosa molto diversa. Tutti i particolari che riusciamo a registrare ci sono utilissimi. Finora tutto quello che abbiamo ricavato dalle onde cerebrali sono gli effetti sovrapposti di 10 miliardi di cellule cerebrali che cancellano tutto a eccezione degli effetti più evidenti. Sarebbe come ascoltare 10 milioni di pianoforti che suonano tutti in un modo diverso a 100 km di distanza? Esatto. Tutto ciò che se ne ricava è del rumore? Non proprio. Riusciamo ad ottenere informazioni sull'epilessia, per esempio. Invece, con la registrazione al laser, cominciamo a percepire i particolari a sentire la musica di ogni singolo pianoforte e a distinguere quelli che sono stonati. E in questo modo potete sapere cosa rende pazza una persona? chiese Bishop inarcando le sopracciglia. Più o meno. Guardate questo. In un altro angolo della stanza si accese uno schermo su cui correva una sottile linea ondulata. Vedete quella linea, signor Bishop? La dottoressa Cray premette il pulsante di un indicatore e sulla linea apparve un puntino rosso. La linea continuava a scorrere e periodicamente apparivano i puntini rossi. È una microfotografia, spiegò la dottoressa Cray. Quelle piccole discontinuità rosse non sono visibili a occhio nudo e non si potrebbero registrare con un mezzo meno delicato dei laser. Compare solo quando il paziente è depresso. Più i punti sono evidenziati, maggiore è lo stato di depressione. Bishop ci pensò su per un po' poi disse, ma a cosa serve? Non basta parlare col paziente per capire che è depresso? Sì, ma i particolari ci sono utili perché, per esempio, possiamo convertire le onde cerebrali in onde delicatamente vibranti e quello che più conta in onde sonore equivalenti. Per farlo ci serviamo dello stesso sistema laser che si usa per registrare la vostra musica. Ne ricaviamo una specie di sommesso ronzio musicale che va a tempo con la vibrazione luminosa. Vorrei che l'ascoltaste con la cuffia. Cosa? La musica prodotta dalle onde cerebrali di quella persona depressa? Sì. E poiché aumentando il volume andrebbero perduti i dettagli, vi prego di volerla ascoltare in cuffia. E guardare contemporaneamente la linea sullo schermo? Non è necessario. Potete chiudere gli occhi. Attraverso le palpebre penetreranno vibrazioni sufficienti a influire sul cervello. Bishop chiuse gli occhi. Attraverso il ronzio... Gli giungeva il tenuissimo lamento di una battuta musicale complessa e triste, come se fosse gravata da tutti i guai del vecchio stanco mondo. Continuò ad ascoltare, vagamente conscio del fatto che i suoi globi oculari vibravano a tempo con la melodia. Sussultò, sentendosi tirare per la manica. Signor Bishop, signor Bishop, trasse un profondo sospiro e aprì gli occhi. Grazie, disse rabbrividendo. Mi turbava, ma non ero capace di smettere di ascoltare. Ascoltavate le onde cerebrali di una persona depressa e la depressione vi ha contagiato costringendo le vostre onde cerebrali a seguire il ritmo. Non vi sentivate depresso? Altro che... Bene, quando riusciamo a localizzare la parte dell'onda caratteristica della depressione o di qualsiasi altra anomalia mentale, lo schema delle onde cerebrali del paziente può essere modificato in modo da assumere un andamento normale. Per quanto tempo? Per un po', dopo il termine della cura. Pochi giorni, una settimana. Poi il paziente deve tornare. Meglio che niente. Ma non basta. Nascendo, un individuo ha in sé determinati geni che determinano potenzialmente una data struttura cerebrale. Non è facile alterarli, per cui nel nostro istituto stiamo cercando di scoprire un sistema più efficace e durevole, in modo da neutralizzarli. E voi potete aiutarci. Per questo vi abbiamo chiamato. Ma io non me ne intendo di queste cose, dottoressa. Non sapevo nemmeno che si potessero registrare le onde cerebrali. Non capisco, disse perplesso allargando le mani. Non posso fare niente per voi. Con fare impaziente, la dottoressa Cray infilò le mani nelle tasche della giacca e disse... Poco fa avete detto che il laser registra suoni che l'orecchio umano non riesce a percepire. Infatti... Bene. Un mio collega... Ha letto un'intervista fattavi da un redattore di IFidelity, apparsa nel numero di dicembre del 2000, in cui affermavate proprio questo. La cosa lo colpì. L'orecchio non è in grado di captare i particolari di una registrazione al laser, ma l'occhio sì. È la vibrazione luminosa che altera lo schema cerebrale portandolo alla normalità, non quella sonora. Il suono da solo non ha alcun effetto, se non di accentuare quello della luce. Non vedo cosa ci si possa fare. Invece qualcosa si può fare. Il suono rafforza l'effetto, dicevo, ma non in modo bastante. Le gentili, delicate, enormemente complesse variazioni prodotte nel suono dalla registrazione laser non arrivano all'orecchio, sopraffatte come sono dalle vibrazioni più forti. Quella parte che rafforza l'effetto della vibrazione luminosa va perduta. Cosa vi fa pensare che esista una parte che rafforza l'effetto? Perché di tanto in tanto, più o meno per caso, riusciamo a produrre qualcosa che pare funzioni meglio dell'intera onda cerebrale, ma non riusciamo a capire perché. Ci serve un musicista. Voi, forse. Se ascoltate tutti e due i complessi delle onde musicali, forse riuscirete a escogitare per istinto un ritmo che si adatti meglio al complesso normale che a quello anormale. Allora questo ritmo potrebbe rafforzare l'effetto della luce e rendere più efficace la cura. Ehi, fece Bishop allarmato, che razza di responsabilità mi scaricate addosso? Quando scrivo musica mi limito ad accarezzare l'orecchio e a far scattare i muscoli, non mi sogno di voler curare i cervelli bacati. E noi vi chiediamo solo di accarezzare l'orecchio e di far scattare i muscoli, in modo però da seguire il ritmo delle onde cerebrali normali. E vi assicuro che non dovete ritenervi responsabili di niente, signor Bishop. È del tutto improbabile che la vostra musica possa riuscire dannosa, mentre è probabile che possa far bene e qualunque sia l'esito. Vi pagheremo. Va bene, accettò Bishop. Tenterò, ma non prometto niente. Tornò due giorni dopo. La dottoressa Cray piantò nel bel mezzo una riunione per andare da lui. Era stanca e lo si vedeva. Avete fatto qualcosa? Sì, e credo che funzionerà. Come fate a saperlo? Non lo so, lo sento. Ascoltatemi. Ho udito le registrazioni al laser che mi avete dato. La musica dell'onda cerebrale del paziente depresso è quella che risulta dopo che l'avete modificata e portata alla normalità. Avete ragione, senza la vibrazione luminosa non mi faceva nessun effetto. Comunque, ho sottratto la seconda dalla prima per vedere qual era la differenza. Avete un computer? chiese meravigliata la dottoressa. No, e del resto non sarebbe servito perché mi avrebbe dato più di quanto mi serviva. Fornendogli un complesso schema di onde registrate al laser e facendogliene sottrarre un altro altrettanto complesso, un computer ci fornirebbe uno schema ancora troppo complesso. No, ho fatto l'operazione a mente per vedere che tipo di ritmo restasse. Il risultato sarebbe stato il ritmo anormale, che io avrei poi neutralizzato con un controritmo. Com'è possibile fare una cosa simile mentalmente? Non lo so, rispose con impazienza Bishop. Come ha fatto Beethoven a sentire la nona sinfonia dentro di sé prima di scriverla? Il cervello è un ottimo computer, no? Già, ammise la dottoressa rinunciando a discutere. E avete trovato il controritmo, come lo chiamate? Credo di sì. L'ho registrato sul nastro normale, tanto va bene anche così. Suona press'a poco di 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 da, di 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 da, di 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 di, di da, da, da 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 da, di da e così via. Ci ho adottato la musica e potete farlo sentire alla cuffia, mentre la paziente osserva la vibrazione luminosa corrispondente allo schema di un'onda cerebrale normale. Se ho ragione, l'effetto sarà miracoloso. Siete certo? Se lo fosse, non ci sarebbe bisogno di provare, vi sembra, dottoressa? Lei ci pensò su un momento, poi disse, Farò venire la paziente. Vorrei che assisteste anche voi. Come volete. Immagino che faccia parte delle mie prestazioni come consulente. Non potete entrare in sala medica, ma potrete assistere da qui. Ai vostri ordini. La paziente aveva un'espressione accasciata. Aveva le palpebre che le ricadevano sugli occhi e parlava con voce bassa e incerta. Bishop la osservava calmo. E intanto che la preparavano, pensava, e se funziona? Perché non registrare le vibrazioni luminose insieme ai suoni adatti per combattere il cattivo umore, per accrescere l'energia, per fare innamorare? È un sistema che potrebbe servire anche alla gente normale, a cui servirebbe come sostituto dell'alcol e delle droghe, o di qualsiasi altra cosa si serva per regolare le proprie emozioni o accentuarle. Un sistema innocuo. Finalmente, dopo tre quarti d'ora, la paziente uscì dalla sala medica. Pareva un'altra, calma e col viso disteso. Mi sento meglio, disse la dottoressa. Molto meglio. Come sempre dopo le sedute di cura, disse pacatamente la dottoressa. No, questa volta è diverso. Le altre volte, pur sentendomi bene, sentivo latente nel cervello quell'orribile depressione pronta a riprendere il sopravvento non appena mi fossi rilassata. Adesso invece non la provo. Non possiamo essere sicuri che sia scomparsa per sempre, disse la dottoressa Cray. Rivediamoci, diciamo, fra un paio di settimane. Ma se qualcosa non dovesse andare, telefonatemi subito, va bene? Avete provato qualcosa di diverso nel corso della cura? La donna ci pensò su un poco, poi disse incerta, la luce, le vibrazioni della luce forse erano diverse, più chiare e distinte. E non avete sentito anche qualcosa? Perché avrei dovuto? La dottoressa si alzò. Bene, ricordate di fissare l'appuntamento con la mia segretaria. Arrivata sulla soglia la donna si voltò. È meraviglioso sentirsi felici. Non ha sentito niente, signor Bishop, disse la dottoressa quando fu uscita. Immagino che il vostro controritmo abbia rinforzato lo schema dell'onda cerebrale normale in modo talmente naturale che il suono, se così posso dire, si perdeva nella luce. E può darsi che abbia anche funzionato. Si voltò a guardare fisso Bishop. Sareste disposto a prestarci la vostra consulenza anche in altri casi? Vi pagheremo quel che potremo e se grazie a voi si scoprirà che la terapia per le malattie mentali è valida, avrete il merito che vi spetta. Sarò ben felice di aiutarvi, dottoressa, rispose Bishop, tanto più che la cosa è ormai fatta. Fatta? Da secoli abbiamo dei musicisti. Forse ignoravano l'esistenza delle onde cerebrali, però hanno fatto del loro meglio per creare melodie e ritmi che influenzassero la gente, inducendola a battere il tempo col piede, a sorridere, a piangere, a far battere loro più forte il cuore, a sognare. Ora tutte quelle melodie sono lì, in attesa. Una volta trovato il controritmo, ci adattate la musica e il gioco è fatto. Ed è questo che avete fatto? Certo, cosa più di un inno da revival può sollevare da una depressione? Sono stati creati apposta. Il loro ritmo è trascinante, esalta. Forse è di breve durata, ma se serve a rinforzare l'onda normale, basta insistere. Un inno da revival? fece la dottoressa sgranando gli occhi. Sì. E sono ricorso in questo caso al migliore di tutti, quando i santi sfileranno in parata. E si mise a canticchiarlo sottovoce, facendo schioccare le dita ritmicamente. Alla terza strofa la dottoressa Cray cominciò a battere il tempo col piede.